Se mi tuffassi là, in mezzo ai tonni, forti, disperati e dolenti, il loro sangue è più scuro del blu del mare. Elu santu servaturi. La lotta non è tra l'uomo e pesce, ma tra sangue e vita. Tentano di fuggire per non morire così, affogati nel loro stesso sangue. Chiedono aiuto e troveranno tregua negli arpioni pronti a scannarli. Se mi tufferò, li aiuterò a morire. E poi chissà, potrei trovare lì, in fondo a quella gebbia arrossata, l'abbraccio di una sirena. Tuffarsi là, dove i tonni impazziscono, è stato come unire cielo, terra e mare. Il lamento dei pesci morenti, il frastuono dell'acqua, il grido degli uomini, per un attimo divenne silenzio. Non incontrai sirene, la furiosa lotta tra la vita e la morte. Tutto in un incredibile silenzio, almeno per un attimo, così mi sembrò di sentire. Solo silenzio. Fici un figlio come Dio. Uscì da quella stanza di morte spingendo a terra rivoli di sangue. Gli evviva i battimani cicatrizzavano le mie ferite e mi consacrarono valente e coraggioso. Solo il vecchio Raisi mi sussurrò all'orecchio. Voi siete Poseidone, eccellenza. Una, due, sì. Assumma. Dicono che i giorni di felicità nella vita di un uomo siano in tutto 4 o 5. Però mica male, per quelli che credono che non ci sia una ragione per vivere. Hai voglia? Ce ne sono almeno 5. Se va bene. Eppure mi chiamai Ginestra. Io, il legittimo figlio di notevole principe, mi chiamai provvisoriamente Ginestra e vissi con il profumo di una pianta selvatica che veste le sponde e le campagne di Sicilia. Raimondo Ginestra, e più tardi ebbi la compagnia di Galvano Ginestra. Abbiamo vissuto l'infanzia tra le nebbie del nord e i tramonti di Roma. Ho un vago ricordo degli assilli di mio padre che non riusciva a trovare una soluzione. Nemmeno la sua intima amicizia con Sua Maestà il Re o con Sua Eccellenza Vittorio Emanuele Orlando poteva mettere finalmente nero su bianco su questa vicenda. Raimondo e Galvano, lanza di Trabia. Legittima aspirazione, quella di vivere dentro l'oro di una delle famiglie più aristocratiche d'Italia. Fu così che tornai, carico di storia e accompagnato da ciò che la mia esuberanza generava, ammirazione ed affetto. Tornai a Palermo. È strano, ma
Devo per forza usare il verbo tornare, nonostante a Palermo non vi fossi mai stato. Questa città mi accolse perché con me ridiventò una capitale non più deserta. Fu per me questa città come il luogo più naturale dove vivere. Ora, a pensarci, Palermo è davvero l'unico posto al mondo in cui tra un aristocratico e la città esiste un rapporto come tra figlio e madre. Gli altri figli li espelle Palermo. Il resto della gente che qui vive sembra dire: nessuno si preoccupi per noi. Voi, care eccellenze, statevene lì, dove questa città vi ha posto, nel vostro mondo dorato, per noi. È già bello guardarvi. Gli altri si accontentano solo. Per questo qui non si è mai tranquilli. Si vive sempre a disagio. L'abbraccio di mia nonna, donna Giulia Florio, fu commosso e lacrimoso, accompagnato dal suono dolcissimo del dialetto che sentivo per la prima volta. Tu Raimonduzzo sei. Ho amato subito sentire un accento che non fosse quello romanesco. Palermo nei vicoli è bella, odori, suoni e gesti sono in perfetta sintonia. Amavo scorazzare tra le sue strade, rincorso inutilmente dai servi di Palazzo Butera, sguinzagliati da mia nonna per cercarmi. Tu sei un ciabbia, mi diceva, non sei come gli altri. Ora, essendo io, Raimondo Lanza di Trabia, l'onore, la nobiltà, rappresentante dell'eccellenza che qui dimora, ma che siamo noi, dolcissima nonna, se no malati, malati di ciò che siamo. Compare, i peli da pesano? No. Allora me cacavo. Vediamo un po', dunque, giorni felici. Beh, sicuramente mi arrivo a Palermo. Le corse in bicicletta con i ragazzi della calza. Affetto e amore, tanto, perché no? Tra tutti quello di mio zio Vincenzo. Si è inventato tutto quell'uomo per la sua città. Palermo moriva e lui ruggiva ancora come un leone. La targa Florio del 1927 fu per me il battesimo delle emozioni. Quel giorno avrei voluto che non finisse mai. La forza dei motori e la velocità invadevano la campagna di Sicilia. Portavano un nuovo modo di vivere la vita. I contadini sul cio della strada vedevano sfrecciare le macchine ad un passo da pecore e muli. Eppure contadini, pecore e muli mai furono così lontani dal mondo. Bugatti non vinse quell'anno ed io aiutai Marassi trionfante a reggere le medaglie e le coppe. Ma a pensarci bene, vinsero le cicale della campagna di Sicilia. Il ronco dei motori non superò mai il loro canto, che durò fino a sera. E ora che si fa? Chi mi obbliga a ricordare ciò che fu? Ma perché? Insiste nella mia testa il resoconto, il bilancio della mia vita. Perché? Credo che Dio abbia esagerato con me. Ha tirato troppo la corda ed ora sento opprimente la sua assenza. L'uomo si è fatto raro. È come se vivesse altrove, in un luogo dove viene progressivamente separato dalla bellezza. Eppure,
Talvolta mi è sembrato di intuire che non ci voglia molto per riconoscerla, questa bellezza. Una certa sera di maggio, nel cortile dell'ospedale dello Spasimo, uno dei luoghi più infimi di Palermo, ho visto uomini morenti accarezzati da amorevoli mani che ringraziavano dispensando sorrisi. Non sarà certo l'esito di particolari sentimenti o livelli dell'anima o di alchimie di lontane filosofie. Credo che abbia un volto e un nome. Ci vuol poco per riconoscerla. Dicono che alla fine, quando è l'ora di partire, si abbia nostalgia della vita che si sarebbe voluto vivere. Ho incontrato siciliani ovunque, nei posti più belli del mondo. Tra l'altro, grandi alberghi, luoghi esclusivi. Li ho trovati lì, dove è facile sperperare incanto e ricchezza. E sono tornati sempre a casa, a Palermo intendo, loro, questi cialtroni. Gli unici che non sono tornati più sono quelli che partivano col biglietto in testa di ritorno del treno. Partivano carichi di spago e cartone e gli occhi fissi a guardare lontano. In uno il rancore, nell'altro la speranza. Partivano in treno, non tornarono più. Il treno è fatto per tornare. Eppure, quelli con la valigia di cartone non tornarono più. A pensarci, sarebbe interessante, anzi no, più utile, che quelli come me, traboccanti di tutto, quelli per intenderci che si credono i soli che questa terra abbia scelto come figli, cialtroni, si facessero trovare all'arrivo alla stazione a Milano e impedissero a questi dei nostri siciliani ricchi di spago e cartone di scendere dal treno, dicendo loro tornate a casa, non scendete dal treno, tutte le città del mondo sono in Sicilia. Vi giuro che noi ricchi di ogni cosa vi aiuteremo e intanto vi chiediamo perdono. Mi metterei lì, all'ingresso degli imponenti archi d'acciaio di Milano. La stazione di Milano separa dal resto del mondo, non respinge, attrae, ti tenta, promettendoti di farti diventare milanese. Era Turilo Vecchio da una settimana a Milano. Vi era giunto dalla lontana Barrafranca di Enna, ma si sentiva milanese, per Dio, da una settimana, ma milanese. Cosicché quando il sciur Brambilla, presentandosi, gli disse «Mi son de Milan», rispose deciso «Ed io vi demma!» Davvero, fermerei tutti i siciliani. Sul predellino del treno li fermerei. Tanto li riconoscerei senza bisogno di sentirli parlare. Hanno il viso colore della terra e una sigaretta alfa tra le dita. Ma chissà perché mi frullano per la testa questi 4 o 5 giorni di felicità nella vita di un uomo. Dove lo avrò letto? Ma l'evidenza qual è? E forse qui, in questa esclusiva stanza d'albergo o a Palermo, città del desiderio, dove il dolore è più atroce che altrove. È evidente che la vita è unica. Ora essendo io
Raimondo Lanza di Trabia, duca di Brolo, principe di Leonforte di Butera, duca di Mussomeli. Il corteo funebre di Zita, l'ultima imperatrice d'Austria, trovò chiuso il portone della cattedrale di Vienna. Tre volte bussò per entrare. «Sono Zita, imperatrice d'Austria!» rispose una voce dall'interno. «Non conosciamo nessuna imperatrice Zita!» E nessuno le aprì. Solo al terzo battente si ricordò di essere semplicemente Zita, l'umile figlia della Chiesa. E il portone si aprì. L'evidenza. Vi prego, sapete dirmi se qualcuno abbia posato i suoi occhi su di me per amarmi per sempre? Giorni felici, dunque? Beh, non è facile rintracciarli. Hotel Gallia a Milano è il luogo dove incontro il calcio che conta. Pronto? Sono il principe di Trabia, presidente del Palermo. Non me ne importa granché, sa dei suoi impegni. Se vuole trattare con me, sa dove trovarmi. Come dice, scusi? Sappia che io sono Raimondo Lanza di Trabia, il presidente del Palermo. Masci, Gairoli, Boldi, Conti, Santa Maria, Piccinini, Di Maso, Vispalek, Galli, Brunè, Sucru, allenatore Gipoviani. Grande Palermo, mai così forte, armonia, sudore, cuore, Di Maso, il battito più forte. Io non giocherò mai in una squadra che non sia il Palermo. Potrei tornare da te volendo, mia infinita Palermo. È la prima cosa che vorrei vedere, le rose alle terre rosse e il sole che sorge all'Aspra. Spero che mia figlia vada in giro per la Sicilia, che la percorra in lungo e in largo. Perché che sia bella, lo sa, ma che si chieda, infine, come mai sia così terrificante e bella. Aristotele Onassis, da un balcone del castello di Trabia, disse di vedere il paradiso. Io gli parlavo dell'olio di pietra nei pozzi di Ragusa, dello zolfo nelle miniere di Lercara, e lui godeva di sole, timballi e pasta con le sarde. Assaggiava il paradiso. E pensare che io lo avevo invitato per cercare un suo aiuto. Gli chiedevo un aiuto per me, le mie aziende, per la gente che per me lavora. Io avevo il cuore stretto e lui si affogava di pasta con le sarde. La Sicilia tutti l'assaggiano, la leccano, la masticano, la cacano via. Io la amo. I miei zii Florio l'amarono, tanto da diventare la Sicilia una ferita nel loro cuore. Cavaliere Florio, desidero investirvi del titolo di principe di Favignana. Grazie, maestà. Onorato le dico grazie. Ma io, principale, già cesugno. Poi dice lo stile. Questo era l'inimitabile stile di chi ama questa terra. Guarda, Galvano, il leone rampante sullo stemma di famiglia sembra invecchiato. Oltre alle zampe mozzate, adesso sembra che abbia voglia di sedersi o di buttarsi giù, come se non avesse più voglia di lottare. Me lo sono portato ovunque nel mondo, tra i grandi del mondo, facendolo complice dei miei feroci scherzi che non hanno lasciato rancori.
Caro il mio Raimondo, è come se non ci vedessimo da anni. Hai avuto tutto e non ti è bastato niente. Hai vissuto molto, eppure puoi dire che hai sempre sperato che qualcosa accadesse. Oggi è il 30 novembre 1954. L'ora non ha assolutamente importanza. Hotel Eden, via Ludovisi, Roma, stanza 240. Affabile e rassicurante il nome di quest'albergo. Eden. Non c'è giudizio nell'Eden. Si passeggia con Dio nell'Eden, come Adamo ed Eva, e tra i mosaici di Monreale. Nelle prime ore del pomeriggio Dio scendeva nell'Eden e soleva passeggiare con loro. La totale familiarità tra Dio e l'uomo. Quante volte sono stato lì, sulle alture di Palermo, a visitare questo anticipo di paradiso? Forse due, tre volte. Troppo poco, pochissimo. La parola chiave è oblio. Non prima però di riuscire a quantificare infine quanti siano stati i giorni felici della mia vita. Mia figlia, la sua nascita, la gioia della continuità. Guardami, sono tuo padre. Sai da dove vieni, ma perdonami, non so indicarti dove andare. Non ricordo il nome di quella chiromante a Roma, venditrice di ciance e di imbrogli. Che mi predisse una vita intensa e breve. Hai riso, Raimondo. Eleganza magnifica di Palermo, Roma, Parigi, Cortina. Mi dicono tutti che il mio sorriso disarma la timidezza di bellissime donne. Eccellenza, suo madre è più bello di come l'ufficio non lo poteva fare. Ricordo che così mi gridò una donna della calza che mi vide uscire dal palazzo. È strano, ho sempre pensato a questo atteggiamento del popolo di Palermo nei confronti della nobiltà, nei miei poi, incredibile. Dalla loro povertà mi osservavano, ammirati, compiaciuti. Avrei potuto chiedere loro qualsiasi cosa, dal niente che avevano mi avrebbero dato tutto. Sciocchezze. Ricordo però qualcosa come un sorriso dentro. Qualcosa che facilmente, covato a lungo, stava per trasformarsi in un ghigno, di fronte alle stridule e isteriche voci di una casta, nel vedere le loro terre e i loro feudi incolti, occupati. Mi ammutoliva invece l'altro grido, quello più serio del popolo. Si videro tante bandiere rosse nelle assolate campagne, assolate e aride, come se non appartenessero a nessuno, tanto che le bandiere ne presero possesso. Non si vedeva tanto rosso nelle terre di Sicilia dai tempi di Garibaldi e non si sentiva gridare così dai tempi del Vespro. Eppure, per la gran parte dei miei amici, ciò era scandaloso. Ma a me non me ne fotteva niente. No, non è così. Ero angosciato dal grido della gente. Quella gente, la mia gente di Sicilia, gridava il diritto di coltivare la terra che quelli della mia schiatta tenevano incolta e abbandonata. Quella terra era per quelli come me solamente il nome di uno dei tanti feudi tra le carte dei palazzi e il popolo ne chiedeva ragione. Avrei voluto incontrare lì, a Portella della Ginestra, la gente di Piana, di San Cipirrello, di San Giuseppe e Turiddu Giuliano. Sapete, forse
ci saremmo guardati a lungo e chissà, sarebbe potuto accadere di abbracciarci per perdonarci a vicenda. Se potessi vedere almeno una volta il bene su di me, ma forse non sono stato abbastanza curioso da cercarlo. Per questo sarò io a dare il via per lui. Mi piacerebbe poter volare su Palermo. Avete idea di cosa sia la città dall'alto? Dallo Sferro Vecchio, per esempio, sopra Santa Maria di Gesù. Quando l'aria è tersa, o all'alba, all'imbrunire. Se il paradiso fosse così, mi sentirei a casa. E non farei anticamera. Volerei così a volo d'uccello e avendo occhi di aquila scruterei tra le strade, i vicoli, nei caffè, all'ingresso dei teatri, nelle piazze, nei parchi, allo scaro, nei mercati e tra i tavoli delle taverne, i banchi delle chiese. Sono sicuro che lo vedrei, lo riconoscerei. Ci deve essere un uomo che sia il più felice di Palermo. Lo osserverei a lungo e dai suoi gesti, dalle sue movenze, dai suoi sguardi, da come parla agli altri, ai suoi figli, da come mangia, da come prende un caffè, da come accarezza sua moglie perfino. Forse scoprirei il perché di tanta felicità. Avrà la felicità probabilmente. Un luogo in cui vivere pienamente una reciproca devozione tra sé e tutto ciò che lo circonda. Posso dire di avere sfidato la monotonia. Persino un duello con l'irascibile barone Alù mi è toccato. Voleva conte ragione di uno scherzo subito, ma giuro che non ero io l'artefice, anzi, non avevo avuto parte, ma non vi fu verso. Volle soddisfazione da me. Dio mio, gli scherzi, ma quanti ne ho fatti? Alcuni pesanti davvero, lo riconosco, ma mai con l'idea di umiliare o offendere. Gli scherzi, chissà. Un modo di possedere le cose, forse, tirando la corda, per vedere fin dove si può. Siamo diventati amici. Siamo diventati amici con il barone Alù dopo, ma non gli ho mai confidato che durante i suoi irruenti attacchi di spada pensavo: ricordi, barone, che io sono Raimondo Lanza di Trabia e ho, tra le cose di pregio, una vasta collezione di pitali, alcuni anche molto antichi, e il più vetusto è del 500. Al suo primo irruento attacco promisi di omaggiarlo del più prezioso, datato Faenza 1657, lindo e odoroso, che se avesse voluto ci poteva mangiare dentro. Quando un mio tardivo scarto fu seguito da uno strappo alla camicia ed un graffio, e allora decisi di omaggiarlo di un pitale palermitano di foggia moderna, ancora odorosa di piscio. La prima barzelletta che ho imparato tra i vicoli della causa e che mi ha fatto talmente ridere da sovrastare il mio accento romanesco è stata: compare i piedi da Pisa? No. Allora me cacavo. Riecheggiava, ripetuta da me, tra le stanze di Palazzo Butera, e non ridiva la grande nonna, i servi e il maestro di casa. E cosa c'entra questo
con il vuoto che ho nella testa adesso. E via, Raimondo, smettila. E se Dio davvero non fosse rimasto sepolto, avrei uno scarto in più. Avremmo tutti uno scarto in più. Mi piacerebbe sapere se ci sia qualcuno che sappia di me più di mia madre o più di me stesso. Eppure ebbi tale impressione una volta. Ero ragazzino, ricordo, dietro la grata di un confessionale della chiesa della Pietà alla Calza, quel prete, io non lo vedevo, tanto erano fitti i buchi della grata del confessionale, non sapevo nemmeno chi fosse, eppure mi diede l'impressione di sapere di me più di me stesso. Quella grata che non ti fa vedere, non ti fa sentire, pretende forse di essere la misericordia di Dio. E se fosse in realtà così, se quella grata in effetti ti suggerisce e ti svela che veramente hai la possibilità di incontrare Dio, non ho trovato più conferma di questo. E forse sarebbe stato inutile cercarla, questa conferma. Ricordo però con insistente fastidio il fetido alito di quel prete. Eppure ho dato il nome alle cose della vita, come tutti del resto, così come tutti gli uomini fanno. Si comincia da bimbi. Con l'aiuto della madre, in genere, così scopri le mani, la bocca, gli occhi, i colori, gli alberi, il sole, e poi i suoni e gli odori, e ad ogni cosa dà il nome. La madre è lì, pronta a correggerti, e ti osserva. Così come Dio nell'Eden osservava Adamo dare il nome alle cose. È incredibile. Lo rese partecipe. Ha reso l'uomo partecipe della creazione. E con questo, forse che questo cambi qualcosa. Ma sì, ragioniamoci un po' su. In forza, in virtù di questo, dunque, vediamo. Diamo ad ogni cosa un nome, un'impressione. Mia moglie, amore. Mia figlia, amore, la gioventù, la forza di un nome. Palermo, un sogno, ricchezza e sorrisi, amici davvero tanti. No, basta. Non serve. Ormai. Ora, essendo io Raimondo Lanza, dei principi di Trabia, nella felice città di Palermo, là dove la felicità e l'onore, il benessere e la perfezione, il merito e l'eccellenza hanno la loro dimora. Ancora una volta il ricordo di qualcosa del passato, che è irrimediabilmente passato. Non c'è più. E non ha cambiato nemmeno di tanto, così, la vita. Niente. Io brindo a tutto ciò che ho avuto, ma non a quello che vorrei, di cui, a dire il vero, ho solamente una pallida idea. E di tutto quello che ho avuto, a dire il vero, non posseggo niente. Di mio, ho solamente una smania insistente,
perniciosa, la camorria della vita. Questo non essere sazi mai. Eppure, se adesso, in questo istante, se adesso all'improvviso giungesse qualcuno o accadesse qualcosa, qualcuno o qualcosa, come una carezza, un sorriso. Compare, i pere ti pesano? No, allora ma cacavo. Scusate, adesso è ora di andare. Devo attraversare un grande fiume di silenzio. Voglio proprio andare a vedere. È un attimo, ma che ci vuole? Basta una spinta in punta di piedi e... Dunque sei proprio tu. Amor.